Ciao a tutti ragazzi, finalmente ho trovato il coraggio di fare questa cosa. Ho pensato che potesse essere utile un po' per tutti, per coloro che comunque hanno piacere a fare queste pratiche, passarvi una respirazione che io faccio prima di ogni pratica, praticamente. Che mi ha insegnato il mio maestro di Nada Yoga, che è Giovanni del Casale, che saluto e ringrazio tantissimo, spero di vederlo presto. E spero anche che magari se gli capiterà di guardare questo video non mi sgriderà per qualche strafalcione. Comunque, io ci sto provando. È una respirazione che va a lavorare sui tre canali più importanti psicoeterici che abbiamo nel nostro corpo, che sono Ida, Pingala e Sushumna. Sushumna è il canale principale, sta al centro, il suo colore è il blu, collega praticamente dall'osso sacro lungo la nostra colonna vertebrale fino alla fontanella. Ida, è il canale psicoeterico che sta a sinistra, il suo colore è il bianco, e Pingala invece sta a destra, il suo colore è il rosso. Ida e Pingala si intersecano, no? Risalendo lungo Sushumna, arrivando più o meno fino qui, poi finendo dalle narici. Questo per darvi più che altro degli elementi, perché in questa respirazione si lavora anche con la visualizzazione. È una respirazione che purifica, senza ombra di dubbio. E siccome niente, insomma, taglio, siccome io mi sono trovata benissimo, quindi ho pensato di passarvela. Può sembrare un pochino macchinosa all'inizio per chi non l'ha mai fatta, ma in realtà è molto semplice. Quindi adesso cercherò di spiegarla nel migliore dei modi possibili. E niente, allora cominciamo. Io sono, non mi vedete perfettamente, ma sono seduta nella posizione del loto. Ok, sul divano, perché purtroppo oggi gli spazi di casa sono da dividersi, insomma, e quindi oggi sono qui. Benissimo, si parte con i pugni chiusi sopra le ginocchia, che non sono semplicemente chiusi, ma guardate le mie mani, il pollice va a posizionarsi alla base dell'anulare, ok? E chiudo il pugno, stessa cosa, mano sinistra. E chiudo il pugno, li appoggio sulle mie ginocchia, ok? La respirazione comincia così. Inspiro, prima ve la spiego passo passo, poi la facciamo più fluida. Inspiro e faccio scorrere i pugni lungo il mio corpo fino ad arrivare alle ascelle. A questo punto butto fuori l'aria, anche con forza. Butto via tutto. Ok. A questo punto allungo il mio indice sinistro e faccio questo lavoro qui col pugno destro, scivolo lungo il braccio sinistro fino ad arrivare all'ascella e qui rimango. Il mio dito è così, lo vedete? Ok, a questo punto vado a chiudere la narice destra. Chiudo la narice destra, qui lavoriamo alla purificazione di Ida. Chiudo la narice destra, inspiro luce. Trattengo, chiudo la sinistra ed espiro fumo nero dalla narice destra. Trattengo, chiudo a destra e inspiro a sinistra luce. Trattengo, chiudo narice sinistra e espiro fumo nero da destra. Trattengo, chiudo la destra, inspiro luce da sinistra, visualizzando proprio il canale energetico, questo canale psicoeterico, impregnato di luce, insomma, lascio entrare la luce attraverso questo canale. Trattengo, chiudo la narice sinistra ed espiro fumo nero e purifico. Ida.
questo per 3 volte. Trattengo e riporto i miei pugni sulle ginocchia. Ora la stessa cosa la facciamo con Pingala. Quindi ripartiamo con i pugni dalle ginocchia, inspiriamo con tutti e due i pugni fino alle ascelle, butto fuori con soddisfazione, il pugno sinistro scivola lungo il braccio destro, l'indice destro è lungo, ok, e da qui vado a chiudere la narice sinistra, immagino Pingala impregnarsi di luce, questa luce che inspiro dalla narice destra, trattengo, chiudo la narice destra, espiro fumo nero da sinistra, trattengo, chiudo la sinistra, inspiro luce e la faccio scorrere mentalmente attraverso Pingala, trattengo, chiudo la destra, espiro fumo nero da sinistra, trattengo, richiudo la narice sinistra, inspiro luce, trattengo, chiudo la narice destra, espiro fumo nero e purifico Pingala, trattengo. Una volta che ho fatto questo ciclo per 3 volte, riporto i miei pugni sulle ginocchia. Adesso dobbiamo andare a lavorare su Shunna, che è il canale centrale. Abbiamo detto che va dalla base della colonna vertebrale fino alla fontanella. E allora noi immaginiamo di purificare su Shunna. Adesso però le mani non sono più a pugno, ma sono aperte, semplicemente sulle mie ginocchia. E inspirerò ed espirerò con entrambe le narici. Ogni volta che inspiro, i pugni sulle mie ginocchia si chiudono e quando espiro, i pugni si aprono. E questo di nuovo per 3 volte. Lo facciamo insieme. Le mani sono sulle ginocchia. Inspiro, chiudo i pugni. E immagino luce bianca che va a purificare su Shunna. Trattengo. Espiro, butto fuori fumo nero dalla mia fontanella e i pugni si aprono. Trattengo. Inspiro di nuovo. Entra luce, chiudo i pugni. Trattengo. Espiro, apro i pugni e purifico su Shunna facendo uscire fumo nero dalla mia fontanella. Trattengo, ultima volta, inspiro, chiudo pugni, lascio scorrere luce attraverso su Shunna, trattengo, apro le mani, espiro, butto fuori fumo nero dalla mia fontanella, trattengo e riprendo a respirare normalmente. Allora, dovrebbe essere abbastanza chiaro per qualsiasi cosa eventualmente chiedete, che vi rispondo volentieri. Proviamo a farla tutta di seguito, adesso. Cerco di guidarvi io anche con i tempi. La facciamo ad occhi chiusi. Allora, incominciamo, mettiamo i nostri pollici alla base degli anulari, chiudiamo i pugni e li appoggiamo sulle nostre ginocchia. Allora partiamo, inspiriamo, portiamo sui pugni, sotto le ascelle e buttiamo fuori con soddisfazione. Allungo l'indice sinistro. Il pugno destro scivola attraverso il braccio, lungo il braccio sinistro e si ferma sotto l'ascella. Vado a chiudere la narice destra e inizio ad inspirare a purificare Ida.
faccio entrare luce bianca dalla mia narice sinistra a purificare Ida. Trattengo, chiudo la sinistra ed espiro fumo nero da destra. Trattengo, chiudo la destra e inspiro luce da sinistra. Trattengo, chiudo la sinistra e butto fuori fumo nero da destra. Trattengo, chiudo la destra, inspiro luce da sinistra, trattengo, chiudo la sinistra ed espiro fumo nero da destra. Trattengo e riporto i miei pugni sulle ginocchia. Ora lavoriamo a Pingala. Inspiro con tutti e due i pugni, li lascio scorrere lungo il mio corpo, fino ad arrivare alle ascelle. Butto fuori l'aria con soddisfazione. Allungo il mio indice destro, vado verso destra, il pugno sinistro scorre lungo il braccio destro e si ferma sotto l'ascella. Porto il dito a chiudere la narice sinistra. Inspiro luce. Trattengo, chiudo la destra, espiro fumo nero. Trattengo, chiudo la sinistra, inspiro luce da destra. Trattengo, chiudo la destra, espiro da sinistra fumo nero. Trattengo. Ultima volta, chiudo sinistra, inspiro luce. Trattengo. Chiudo la destra, espiro fumo nero. Trattengo. E riporto i miei pugni sulle ginocchia. Ora purifichiamo Sushumna. Adesso ci ricordiamo, le mani non sono più chiuse a pugno, ma sono aperte, semplicemente appoggiate sulle mie ginocchia. Quando inspiro chiudo, quando espiro apro. Quando inspiro lascio che la luce entri in Sushumna a purificarla. Quando espiro lascio che il fumo nero stavolta esca dalla mia fontanella. Ok. Inspiro, chiudo i pugni. Entra luce, trattengo, espiro, apro i pugni, esce fumo nero dalla mia fontanella, trattengo, inspiro, entra luce, trattengo, espiro, esce fumo nero dalla fontanella e apro i pugni. Trattengo, inspiro, entra luce, trattengo, espiro, esce fumo nero dalla fontanella, trattengo. E ritorno a respirare normalmente. Ascolto le sensazioni, ascolto il mio corpo, ascolto le emozioni. E quando è il momento, apro gli occhi. Ragazzi, spero di esservi stata utile.
Provatela questa respirazione perché vi assicuro una bomba. E niente, che dire. Ci rivediamo presto e voi anime belle fate da bravi, eh? Mi raccomando. Ciao!